Allora, adesso siamo in live, dovremmo essere in live. Non Sì. so se... Eravate in live già da prima? Non credo. Avevamo fatto una prova per vedere Ok. se andasse e aveva funzionato mentre che eravamo in live. Ok. Penso Saverio riusciva a sentirmi, ma a quanto pare a lui il problema. Ma poi è rimasto il problema a lui soprattutto. Ma invece Gabriele non l'hai visto? No, no, no. Anche lui. Vabbè, allora saremo noi due oggi. Sì, unica Vedremo. cosa che devo dire, purtroppo io ci sono massimo fino alle 9. Ok. Questo è un po' il Sì. mio problema. Faremo pochissime domande, anche per il tempo che abbiamo posticipato un po' troppo, quindi cercheremo di fare più domande incentrate su quello che fai e sui tuoi progetti futuri o un po' su quello che ti interesserebbe fare anche, ad esempio, se avete finanziamenti tramite progetti, dottorati o altri progetti riguardo all'università. Quindi facciamo anche una piccola presentazione se ti interessa. Sì, adesso ho qualcosa da dire, mi sono preparato alcune cose, Sì, ma adesso niente di finisco. troppo approfondito, sinceramente. Unica cosa adesso, informazioni proprio dettagliate su vari finanziamenti, è un discorso un po' difficile, anche Ok. perché ci sono proprio delle borse di studio dedicate. Che ad essere sincero non so esattamente come siano. So che c'è una, diciamo, una borsa di studio principale che Ok. una volta era anche per gli studenti stranieri, poi dopo hanno modificato e è diventato solo per studenti tedeschi ed era una borsa di studio che copriva completamente tutti gli studi, l'alloggio, però nel completo adesso non so se magari le regole sono state modificate ancora. Ho Questo capito. è da vedere. Se ti va, poi possiamo iniziare magari a presentarti un po', conoscerti un po' anche, così da riuscire a tirare fuori magari un po' di questioni riguardo anche quello che fai. Sì, certo. Ma giusto per curiosità, c'è già gente in live, in diretta. Sì, adesso comunque dovremmo essere in live e c'è gente che ti sta ascoltando e ti sta vedendo. Ok, Sì. allora, partiamo innanzitutto. Io sono Alessandro Schivo, vivo in Germania da quasi 2 anni e studio economia politica all'Università di Colonia. L'Università di Colonia è una delle università più grandi della Germania, hanno più di oltre 100.000 iscritti, se non sbaglio. Mamma mia, è come qua a Pisa, diciamo. Sì. Cosa posso dire? Boh, parlaci un po' di come sono strutturate magari anche le università da te, se ci sono corsi interessanti dove fate laboratori. Sì, certamente. Io ho appena iniziato il terzo semestre. E in realtà è da questo semestre che inizieremo a fare i vari seminari e progetti più approfonditi dopo aver seguito i corsi base dell'economia. Ok. Appunto, il primo semestre e anche molte materie del secondo semestre sono sempre le stesse. Sia per economia politica che per economia aziendale. Dopodiché, già dal terzo semestre, ancora di più al quarto semestre, iniziamo a specializzarci molto di più sul nostro settore. Un'altra cosa interessante, adesso delle altre materie, ci sono altre specializzazioni che ora non so esattamente, però del mio corso in particolare. Dal quarto semestre puoi decidere se prendere la strada della specializzazione nella sociologia oppure nell'economia aziendale oppure proprio nell'economia politica.
Io adesso ancora non ho deciso esattamente quale strada scegliere, sono indeciso tra quello di economia aziendale e quello di economia politica, sicuramente per mio interesse e per quello che ho fatto a scuola in Italia, direi che sarei più improntato verso lo studio dell'economia politica, Politico. anche per i miei interessi. Però chissà, adesso magari questo semestre può essere una svolta, anche perché ci sono tanti argomenti nuovi interessanti, come ad esempio, avendo fatto microeconomia Ok. semestre scorso, adesso tratteremo di più sul discorso della teoria dei giochi. Poi l'Università di Colonia è molto interessante perché si focalizza tantissimo sulla ricerca. Immagino. Ecco Saverio, vediamo se ci Buonasera, ora mi sì. sentite e vi sento anche Ok, io. Avevo un perfetto. problema tecnico. Benissimo. Finalmente ha funzionato. Sì. Con un po' di pazienza. Sì. Allora, dicevo, l'Università di Colonia è importantissima sul campo della ricerca, non solo dal punto di vista delle facoltà economiche, ma anche dalle facoltà umanistiche. Infatti, la maggior parte degli iscritti all'Università di Colonia seguono corsi umanistici, specialmente nella psicologia, poi hanno un'ampia gamma di corsi specifici. Adesso non saprei neanche come elencarli. Immagino quanti Sì, corsi poi. abbiate. Poi, essendo 100.000 iscritti, secondo me avete tanti corsi. Sì, esattamente. Anche molto, molto particolare. Ma la stessa economia politica è un Ok. corso che in Italia ho trovato veramente poco. Esatto, da noi non si trova, ad esempio, a No, Pisa, la infatti. facoltà di economia politica. Esatto. Ci sapresti spiegare un po' cosa studi in particolare, ecco? Sì, posso magari andare in maniera un po' più specifica Sì, su cosa si sì, faccia. sì. Uno potrebbe pensare a scienze politiche, ma in realtà sì, è comunque collegata a scienze politiche e relazioni internazionali, ma ha una base molto più solida ed economica, quindi c'è un grande approfondimento sull'economia, abbiamo tantissima matematica, statistica, microeconomia, macroeconomia per capire i concetti e tutte le teorie per poter applicare sui problemi e sulle domande che ci poniamo. Quindi posso fare un esempio come le famiglie reagiscono agli aumenti di prezzi o come le aziende rispondono a maggiori costi del lavoro, quindi di conseguenza nel nostro corso noi affrontiamo il problema della gestione delle risorse e delle risorse di produzione limitate e quindi dobbiamo poi sviluppare delle proposte di soluzione a questi problemi. Risorse limitate, quindi intendi in generale, non so, risorse naturali o artificiali, non so, quindi tutto ciò che riguarda l'acqua, il cibo, diciamo, poi Sì, le esattamente. foreste. Oltre alle risorse naturali, ovviamente anche di denaro, ma questo dipende poi anche da quale specializzazione intendi scegliere. Chiedere, ok, sì. Esatto, come ho detto prima, si può scegliere tra sociologia, economia aziendale ed economia politica, quindi in Ah. base a quello ti indirizzeresti verso una carriera un po' più nel campo del privato oppure nel campo pubblico. Sì, Quindi di sì. conseguenza anche le problematiche diventano diverse. Magari con quello di economia politica, dal mio punto di vista, potrebbe essere molto interessante quello dello sviluppo in un paese in cui ha bisogno di
sfruttare al massimo le proprie risorse per poter crescere. Esatto. Lì entreremo in un altro tema che è quello appunto lo sviluppo de deve essere diciamo infinito o bisogna porre dei paletti, ma vabbè, magari questa è una questione più tecnica che magari affrontate a lezione, non lo so. Molto complessa come domanda, più che altro. Esatto, Quindi. infatti. Lì ci si aprono teorie economiche su cui stanno studiando da decenni e su cui non si Esatto. hanno ancora delle risposte, credo. Ma invece, Alessandro, cosa ci puoi dire della vita a Colonia, in particolare in Germania? Ecco, come ti sei trovato finora? Beh, della vita in Germania posso dire che diciamo, inizialmente, allora, per mia esperienza personale, devo dire che primi mesi, primo anno forse, Ecco, ricordaci, quando è che sei arrivato in Germania? io sono arrivato in Germania a ottobre dell'anno scorso, no, 2023. dell'anno, sì, dell'anno scorso, dico dell'anno scorso, questo ottobre, ottobre di 2 anni fa. No, 2022, ok, sì. aspetta un attimo, era È ottobre 2022. 2021, credo. Più o No, meno. no. No, 2022. Eh Sì, sì. ottobre 2022, Sì, esattamente. se Sì, sei al secondo anno fa. anno è iniziato per il Sì, periodo. ottobre 2022. Sì, infatti. E, vabbè, l'inizio, io dico difficile, molto difficile perché eravamo ancora in periodo di fine Covid, quindi c'erano Sì. ancora restrizioni, eccetera. Io non potevo andare fisicamente all'università durante il corso di tedesco, che inizialmente ci era stato promesso che saremmo potuti andare a seguire le lezioni, quindi questo è stato molto difficile. Poi abbiamo avuto 3 mesi, 3 mesi credo, per prepararci all'esame di C1. Ah, quindi era una lingua, diciamo. Sì, ed è stato molto complicato anche perché in tedesco c'è un modo di scrivere completamente diverso da quello che impariamo noi a scuola. Da noi a scuola ci insegnano a spaziare molto, ad approfondire tanto, ad allargarci molto nei discorsi. Invece questa cosa io inizialmente non riuscivo a cambiarla. Ci insegnano Però l'ars retorica latina, se vogliamo risalire sì, indietro. e quindi niente, la cosa fondamentale che mi ha aiutato poi a passare effettivamente questo esame di tedesco è stato capire bene come scrivere, ovvero ci vogliono frasi chiare, semplici, brevi, Sì, sono molto, molto molto diretti, diretti, diciamo. esatto, molto diretti, molto precisi, non Come troppi. direbbe un nostro parlamentare, circoncise, però vabbè, lasciamo Sì, stare. Ecco, appunto, vabbè. Spero sì. queste scene nel Parlamento tedesco non si vedano, però. No, adesso sì, con l'AfD Ah, al vabbè. Parlamento di scene se ne vedono, però. Ok, va bene, però ecco, ma invece il motivo iniziale che ti ha portato in Germania, qual è Sì. stato? Sì, il motivo iniziale per cui sono voluto andare in Germania, io in realtà conosco il tedesco già da quando sono piccolo, adesso magari non in maniera da bilingue o cose così, però ho poi approfondito la grammatica nel periodo delle superiori, seguendo corso di relazioni internazionali. Ho avuto la possibilità di fare tedesco come seconda lingua. La lingua. E dopodiché, appunto, ho fatto tedesco intensivo una volta arrivato in Germania. E, però, adesso lasciando da parte questo discorso qua, arrivando poi all'università, l'università. L'approdo all'università è stato molto interessante. Io subito dopo l'esame di tedesco sono stato catapultato in questa nuova realtà che
È stata veramente tosta Ebbene. perché appunto avendo il tedesco molto, molto fresco, non avendo mai sperimentato così tanto il tedesco a livello accademico, seguire le lezioni attentamente è stata una grande sfida. Quindi primo semestre, da quel punto di vista, è stata veramente una grande sfida. Perché in ogni caso le lezioni in inglese non erano previste, ad Non esempio. erano previste lezioni di inglese. Lezioni di inglese, avrò delle lezioni di inglese da questo semestre. Però, nel senso, Però sì. ormai tedesco lo mastico, non ho più nessun Sì, problema. no. È No, stato un infatti. periodo di approccio, più che altro, come se... Esatto. Poi la cosa spettacolare che mi ha colpito tantissimo a livello personale è come dopo il primo semestre, tornando dalle vacanze estive, iniziando il secondo semestre, come la mia capacità di apprendere nella lingua tedesca sia completamente esplosa. Come dicevo a Shazmi prima, dal comprendere 40-50% della lezione sono arrivato a comprendere il 90% de delle lezioni ed è stato veramente spettacolare. All'inizio può essere difficile, poi nel tempo inizia a spiegare un po' gli argomenti e ti diventa tutto più semplice. Sì, poi capisci anche meglio quali sono i metodi migliori per apprendere più rapidamente. Io infatti ho trovato questo metodo, ma semplicemente sperimentando, non è che abbia cercato. Magari durante la lezione prendere appunti in italiano e ho visto che Funziona. con la traduzione simultanea nel mio cervello mi ha aiutato a mantenere le cose nella mia testa senza dover Ecco, troppo riguardare tutti gli argomenti. Questo beh, mi ha aiutato come? interessante, vuol dire che cioè, per chi magari studia all'estero può funzionare come metodo di studio. Sì, come tecnica Possiamo è molto interessante. dire che oramai praticamente pensi anche in tedesco. Vabbè, tedesco io. Siccome ho sempre parlato tedesco anche da piccolo, da questo Ok, punto di quindi vista sono sempre stato molto abituato. facilitato. L'unico mio problema, avevo bisogno di approfondire bene la grammatica, il lessico. Ecco, il lessico, io non avevo questo grandissimo lessico in tedesco. E adesso, stando qui da tanto tempo, si è ingrandito tantissimo, questo in maniera naturale, anche perché durante il mio primo semestre, per aiutarmi psicologicamente, sono andato a lavorare. Qui è molto facile riuscire a trovare dei lavori per gli studenti, con anche ottime paghe, ottime orarie lavorative. Adesso ci sono Mi contratti molto. piacerebbe poter dire lo stesso Esatto. di qui. Eh sì, in questo, infatti, parlando con amici, sono tutti quanti a bocca aperta dicendo: ma com'è possibile? Qui non è possibile lavorare, studiare contemporaneamente. Qui potresti fare anche 3-4 giorni di lavoro al mese e portarti a casa dai 300 ai 400 euro. Facendo Certo. solamente 3-4 Pochi giornate di giorni. lavoro. Ma invece ti volevo chiedere, l'università, quando sei stato matricola, diciamo Sì. tramite il sito, tramite i canali social, ti sei riuscito a orientare, diciamo, a parte nell'accedere alle piattaforme dove i professori caricano, diciamo, i materiali, oppure trovare i canali WhatsApp dei tuoi colleghi. Sei riuscito a fare ciò con facilità? Sì, io sono riuscito ad accedere a tutto quanto in maniera molto facile. In effetti, il modo in cui è descritto
come appunto accedere alle varie piattaforme e cosa fare in caso di problemi. È scritto in maniera molto chiara. Io veramente non ho trovato nessun problema. Ci sono un sacco di studenti che invece hanno avuto problemi, però io da straniero leggendo tedesco quando ancora non avevo, come dire, non ero ancora così tanto forte nel tedesco, ci sono riuscito. Altra cosa veramente importante che ha aiutato tantissimo è il fatto che l'International Office è molto presente. L'università in generale è molto presente, aiuta tantissimo gli studenti. Se posso dire, io sono una persona che adesso non va a cercare così tanto, perché comunque preferisco fare le cose da solo, cercare da solo, sono molto orgoglioso. Però è veramente un'università che ti viene a bussare alla porta di casa. Mamma Per mia, cioè, dire, se posso è molto veramente. bolla, diciamo. Sì, qua anche gli stessi studenti sono molto coinvolti in tantissime attività, organizzano tantissime cose. Poi c'è anche una società dietro all'università che, vabbè, oltre a organizzare la mensa, organizzano anche, organizzano anche la questione delle abitazioni per gli studenti. Appunto, Questo volevo ovviamente arrivare pure in base a da dove vieni o comunque da quanto vicino o quanto lontano sei dall'università, sei in posizioni diverse dalla graduatoria, però solitamente delle proposte per delle abitazioni arrivano. Io provai lì. a fare domanda, mi arrivò una proposta, però avendo trovato casa da un'altra parte. Ho preferito prendere questa scelta, la stanza dove sto ora. Però ci sono veramente tante possibilità che offrono anche a prezzi veramente bassi. Possiamo parlare anche dai 200 ai 400 euro al mese in una città grandissima. Colonia è una città fra le 2 e 3 milioni di persone. È 1 milione di abitanti, se non sbaglio, più basso più o meno è Napoli. Sì, ma il fatto che comunque tutti i dintorni, c'è cioè pieno di città, dei dintorni sono proprio per i pendolari. Sì. E con i mezzi pubblici il centro si raggiunge in 20-30 minuti. Poi i Esatto, prezzi ma dei mezzi costano meno che qua. i mezzi, allora, praticamente inclusa la tassa universitaria, che è di circa 300 euro a semestre. 200 euro sono solo di abbonamento dei mezzi. E da questo semestre non è solo della regione, ma è di tutta la Germania. Perciò puoi prendere tutti i regionali, tutti i tram, tutti i bus di tutta la Germania. Sì, questo mi ricordo che me l'avevi spiegato quando ero venuto, perché io sono stato a Colonia lo scorso maggio e ho avuto la fortuna di conoscere Alessandro. Ah sì, vi conoscete già quindi da tanto tempo voi. No, in Sì, realtà sì, ci sì. siamo visti solo 5 giorni, Ah, ma ok, a parte questo, io ho sentito, hai parlato di tassa universitaria, io ho sempre sentito dire che in Germania l'università è gratuita, però in realtà c'è un contributo. Quanto hai ci detto che... sono sicuramente università a tassa gratuita, questo qua dipende da Ateneo, Ah, da dall'Ateneo, anche ok. Non c'è da una legge regione federale. anche. Non c'è una legge federale che lo regola. Sì, esatto, questo è abbastanza scelta. Io adesso in maniera approfondita non so. Unica cosa che ad esempio proprio Colonia effettivamente tassa universitaria paghi 100-120 euro, il resto è l'abbonamento del treno, che normalmente pagheresti 50 euro al mese, con l'università 200 euro per 6 mesi. Vabbè, un po' meno, sì. Buono.
Certo, conto, da noi la tassa regionale sola è 200 euro. Quindi, nel senso. È veramente tanto. Non tutti se lo possono permettere. Poi immagino che anche come frequenza dei mezzi sia non sia così elevata come per esempio qua treni arrivano, passano anche fino alle 3-4 di mattina. Sì, quello lo so. Sai, quello vabbè, dipende anche dalla zona in Sì, generale. sicuramente. Mi ricordo che il nord-ovest della Germania è abbastanza collegato, il Sì. Nordrhein-Westfalia, quella conurbazione urbana lì. No, allora, l'abbiamo toccato marginalmente, ma come funziona il sistema della mensa e dell'assegnazione delle abitazioni? Bene, la mensa a Colonia. Cosa posso dire? In realtà è molto semplice. Ok, cioè diciamo Credo sia simile qua. quanto la paghi? Ma pagare solitamente sui pasti dai 2, 3, 4, 5 euro in base a All'ISEE, piatti ok. vegetali. No, no, non è in base all'ISE. Ah, Intendo la fascia di prezzi dai 2, 5 euro, 6 euro in base a ok. che siano piatti vegetariani, piatti di carne. Ah. Ah, ok, Ah, non non si basta. paga in base alla fascia No, reddituale. ma neanche la tassa universitaria. Io Ah, parlo in perché caso specifico a Colonia, poi adesso altre università non so. sì. Va bene, Però va bene. Ah, quindi non si ok. paga in base al reddito. Questa è la tassa per tutti quanti. Per Ah, è fissa per tutti, quindi. Sì, è fissa per tutti. In quanto agli alloggi, dipende, come ho detto prima, c'è la società dietro all'università che se ne occupa, puoi fare domanda, aspettare, ti arriva una proposta. E solitamente queste qua sono anche gli alloggi migliori per prezzo, perché veramente a me arriva la proposta di una stanza piuttosto piccola, a me non soddisfaceva molto perché per posizione e tutto quanto ho preferito appunto qua. Però affitto mi sembra mi proposero 180 euro al mese, una cosa del genere. Non so se mi sembra i costi extra fossero Ok, esclusi, molto poco, sì. ma non è detto, Ah, perché però. solitamente qua il prezzo lo includono, i prezzi, sì, i costi per la luce, il gas, eccetera, li includono all'affitto. Invece, scusa, un'ultima. Come il campus, come è strutturato? I poli sono vicini tra loro? Sì, i poli sono tutti vicini fra di loro. C'è una grande via nel quartiere di Lindenthal che si trova a sud di Colonia. Tra l'altro si raggiunge in 10-15 minuti il centro con i mezzi, ma anche a piedi è molto vicino. E lungo questa via ci sono tutte le strutture dell'università, c'è il polo principale con tutte le Hörsäle, delle aule dove si fa lezione, poi ci sono le varie sedi di economia, di filosofia, di medicina, però poi le lezioni si distribuiscono un po' fra tutte le sedi, perciò anche io che faccio economia, magari ho le lezioni dove si fanno gli esercizi a gruppi, spesso si fanno nella sede di filosofia. Com'è? Si fanno attività pratiche anche. Sì, esatto, da noi, adesso se parlo di quello che facciamo noi in economia politica, solitamente è previsto per ogni materia lezione, che ovviamente prepari prima e poi a lezione puoi fare le domande, le Übung, che sono le lezioni dove ti mostrano come svolgere determinati esercizi. Lezioni pratiche, ok.
Sì, esatto, le lezioni pratiche. Laboratorio, Com'è? laboratorio, laboratorio li Sì, chiamerebbe. laboratorio, però lì è più la dimostrazione di come si svolge l'esercizio. Magari Ok, preferibilmente tu li svolgi a casa e poi sì. confronti. Poi invece terza opzione che viene offerta è il tutorium, dove tu non sai che esercizi ci saranno. I documenti vengono caricati 15 minuti prima della lezione, puoi guardarteli in quei 15 minuti. Poi dopodiché tu entri a lezione, ti viene data la possibilità in 10-15 minuti di guardare un esercizio e svolgerlo, dopodiché si svolge. E questo dipende, ci sono magari momenti in cui ti fanno fare questi esercizi da solo, quindi una volta che è scaduto il tempo chiedono chi vuole può, come dire, esporre come ha svolto determinati esercizi. Oppure si svolgono attività gruppi. Questo specialmente in microeconomia è stato fatto. Nelle altre materie solitamente si fa più da soli. Quindi la prima e la seconda opzione fate, tipo teoria, poi dimostrazione. Sì, esatto. Nel senso, appunto, la prima settimana c'è la lezione vera e propria. Invece nella seconda settimana, cioè, ci sono appunto queste altre due, la Yubong e il tutorium, Quindi si dove alternano. sì, esatto, se come una scaletta, diciamo. Vabbè, un metodo didattico interessante perché in Italia, cioè, soprattutto penso alle scienze sociali, c'è molta teoria e poca pratica, di fatto. Sì, qua si fa molta attenzione alla pratica. Infatti, anche qua, metodo di studio che c'è. Molto diverso rispetto a quello che si può avere anche Appunto. nella stessa scuola. Infatti è stato curioso cercare di capire come fosse questo tipo di approccio qua, che effettivamente se utilizzato nella maniera corretta, capendo bene il meccanismo di come funziona questo metodo di apprendimento che propone l'università, si risparmia un sacco di tempo. Io arrivare adesso a comprendere del tutto questo metodo sarà il mio obiettivo di quest'anno. Mi voglio impuntare veramente a cercare di sfruttare al meglio il periodo delle lezioni per poter apprendere tutto in maniera attiva, per poter avere poi la pausa dalle lezioni libera, cioè più libera possibile. Comunque sì, dedicare tempo a studiare, eccetera. Ma non come semestre scorso, che avendo 2 mesi liberi, non essendo difficile riuscire a seguire bene con questo metodo nuovo, ho dovuto passare tanto tempo a studiare da solo post lezioni. E lì la salute psicologica, diciamo, viene messa a Esatto, dura prova. esatto, Lo capisco. Andando un po' più, per capire, quanti appelli avete all'anno per l'esame? esatto. Allora, l'anno, questo poi dipende anche Cioè a semestre, sì, insomma. da materia a materia, sì, da materia, da facoltà. Nella mia facoltà in specifico abbiamo 5 esami a semestre da dare per poter concludere in tempo. Ma gli esami contano, hanno tutti lo stesso peso o hanno dei crediti formativi come l'Italia diversi? Dipende. Qua sono tanti da 6 crediti formativi, nonostante abbiano anche le varie materie diverse quantità, no, quantità forse no, però magari sono materie più difficili, materie più semplici, però hanno lo stesso peso. Ad esempio, come posso dire, matematica, che
Qua in realtà è un calderone tra analisi 1, analisi 2 e matematica finanziaria e altre cose, tutto quanto insieme. Tutto insieme, quindi. Sì, vale sei crediti formativi. E poi invece uno dei primi esami era economia, eh sì, economia, no, sì, economia politica. Economia politica in realtà non è una materia così tanto approfondita come matematica. Lo stesso ti dà sei crediti. Ma ci sono anche esami più grossi, spezzati? Esami più grossi spezzati? No, ma questo appunto dipende, penso, dalla facoltà, però da noi è proprio microeconomia 1 e microeconomia 2, ma in maniera teorica è considerato così, perché in realtà hanno nomi diversi, però sono degli esami a parte. Sì, ho capito. Poi un'altra cosa importante che c'è qui. Hai tre tentativi per esame. Se tu non passi al terzo tentativo, vieni immatricolato dal corso. Perciò devi scegliere o continui all'università, scegli un corso che non abbia quell'esame lì, Infatti. altrimenti non puoi proseguire. Però ci sono possibilità, ad esempio, se tu hai già 90 crediti formativi, hai la possibilità di ripetere una volta, un'altra volta. Sì. Quindi diciamo se hai fatto un anno e mezzo, credo. Se hai fatto un anno e mezzo di università. Che cosa? 90 crediti, un anno e mezzo di Sì, università. esatto. A metà del percorso. No, tu non credo ci sia ancora arrivato a fare un tirocinio, però sai come funzionano? Hai sentito mai? Tirocini, sì, adesso da prossimo semestre, penso che, cioè dal quarto semestre, penso che inizieranno ad arrivare proposte, poi in realtà anche dal terzo semestre, però io non mi sento pronto di poter affrontare questi vari tirocini e cose, però l'Università di Colonia offre tante opportunità, anche lavora direttamente in stretto contatto con tante società di ricerca. La stessa università propone dei progetti dove viene studiata in maniera più approfondita la teoria dei giochi, quindi vengono proposti dei giochi che possono andare a fare gli studenti in base alle teorie che vengono studiate. E gli studenti possono provare a vincere del denaro. Nel senso, si tratta da 5 euro in su, questo in base a come ti comporti durante il gioco. Ah, capito. È interessante. Tutto riguardante comunque economia, giusto? Tutto riguardante economia, ma possono partecipare anche altri studenti. Sicuramente per chi studia economia può essere interessante ed è anche importante partecipare perché riesci in prima persona a capire meglio in maniera approfondita come funziona la teoria dei giochi. Vabbè, per stimolare anche una sana competizione, Sì. diciamo, tra studenti e far confrontare, ecco, lo vedo una buona idea. Poi a parte le lezioni teoriche e pratiche, abbiamo detto, i docenti comunque sono disponibili a ricevimenti. Sì, quello assolutamente. Anche loro stessi dicono di contattare il più possibile, rispondono sempre. Qualsiasi curiosità sono sempre, come dire, emozionati. Loro non vedono l'ora di avere contatto con gli studenti. Aiutano tantissimo, comunque quando altri studenti pongono delle domande riguardanti l'esame o comunque sulla materia stessa, lo stesso professore le espone poi verso tutti quanti.
Quindi sì, cioè, i professori sono molto aperti. Anche questo approccio penso sia diverso rispetto all'Italia. Io, confrontandomi anche con amici miei, che mi dicono che quasi non vedono mai il professore, così così. No, allora Non diciamo, so. molti professori magari sono anche disponibili da ricevimento, Sì. però magari arrivano in ritardo, succede che non ti aiutano troppo, non riescono a capire il tuo problema. E, Oppure sì, diciamo, non c'è un incoraggiamento molto ad andare a ricevimenti, mettiamola così, in generale, però poi cambia da professore a professore, ovviamente. Comunque. Sappiamo che Alessandro deve lasciarci, purtroppo abbiamo anche sì. iniziato in ritardo e ci scusiamo per questo inconveniente anche con voi. Spero che vi invitiamo a consultare comunque il sito dell'Università di Colonia per Io ho una approfondire, domanda provare però. a approfondire da soli se sapete il tedesco, anche il tedesco. Sì, ma il sito si può anche mettere con la traduzione in inglese, cioè Sì, infatti. forse c'è la pagina anche in inglese. Sì, infatti, immagino che Shamsi anche voleva fare una domanda, mi sembra. per... No, volevo fare una domanda solo per chiudere. Che messaggio vorresti dare ai futuri studenti che si vogliono approcciare a queste università? Generale. Avere curiosità e non aver paura di provare ad inserirsi, perché secondo me in Italia in generale c'è troppa paura di uscire troppo dalla comfort zone. Anche lì la gente pensa a livello economico, chi mi aiuta, chi non mi aiuta, però in realtà la Germania è un paese dove anche lavorando riesci ad autofinanziarti tranquillamente. Questo è un aspetto interessante. Io dico, adesso purtroppo non sono riuscito a dire tutto il possibile durante questa diretta, ma si può approfondire veramente tanto, si può cercare veramente tanto. Ci sono tantissime opportunità per gli studenti qui in Germania, che nemmeno io so da quante ce ne sono, perché sono così tante, ne leggi una, continuano ad uscirne altre. Poi lì È si vero. tratta anche di saperle comunicare appunto agli Sì, sì, studenti, sì. al pubblico largo. Sì. E poi immagino ci sia anche opportunità di confrontarsi con altri studenti internazionali, anche quello. Assolutamente, qua c'è pienissimo di studenti internazionali. Anche Colonia è molto bella perché qua c'è una comunità internazionale vastissima. Italiani non mancano. Infatti. Io ho preso da Però vedere con i miei occhi turchi, soprattutto siriani. questo qui sì, ma perché i turchi comunque sono molto integrati dai parenti che sono decenni che sono germani. Però comunque anche la comunità di studenti internazionali a Colonia è molto grande, sono tantissimi studenti che arrivano da fuori, dall'Asia, anche dal resto dell'Europa. Poi anche la scuola, sì, la scuola, l'università ha tante partnership con altre università. Ad esempio, so che c'è la collaborazione con l'Università di Firenze per giurisprudenza, quindi si fanno 2 anni di giurisprudenza a Firenze e 2 anni di giurisprudenza a Colonia. Perciò c'è anche molto scambio fra studenti. Nel polo universitario di Colonia ci sono anche tanti francesi, mi sembra, anche sempre per lo stesso discorso, che anche lì c'è lo scambio di giurisprudenza, credo sicuramente anche di altre facoltà, perché anche la facoltà di medicina è molto importante qui, come appunto detto prima, quella di psicologia. Qua è un polo grandissimo. È anche una facoltà dove c'è un grandissimo numero di iscritte donne, e mi sembra quest'anno abbia raggiunto tra il 60 e il 70% di iscritte donne proprio all'Università di Colonia. Ah, ok. Interessante questo dato. Poi bisognerebbe andare a vedere in quali facoltà, ovviamente. Sì, Però no, un gran numero, dico filosofia perché proprio
una facoltà grandissima e molto specializzata a Colonia. Sì, immagino. Vuol dire che preparano bene là, comunque. Com'è? Vuol dire che preparano bene, se ci sono Sì, tanti iscritti guarda. comunque. Come dicevo anche a Saverio, l'Università di Colonia è importantissima per la ricerca, quindi da qui. Beh.